Agenda Avvocati è un programma di Use Law Web Radio, ideato e condotto da Pino Gallo e Pierluigi Serra, con la collaborazione di Rassegna Stampa Professionale, Pianeta Lavoro, dello studio legale Avvocato Italo Meoli. Visita la pagina Facebook cliccando sul link che trovi al termine del sommario di puntata. Sabato 17 settembre, anche in questo sabato, puntuali per una nuova puntata su Use Law Web Radio di Agenda Avvocati. Partecipa alla principale conferenza nazionale su privacy, GDPR, cyber security e data protection, GDPR Day, il 5 ottobre a Bologna. Una giornata di interventi e panel con i principali esperti in materia. Iscriviti su www.gdprday.it. E allora buongiorno a tutti voi, amici e colleghi in ascolto da Pino Gallo, benvenuti in questo sabato per questa nuova puntata di Agenda Avvocati. Grazie a Ornella Sala che è con me in regia. Insomma, un rotocalco settimanale Agenda Avvocati nel quale, come sapete, offriamo e rioffriamo le notizie più importanti della settimana, che insomma conservano una qualche utilità per tutti noi. E è proprio il caso della sentenza, della notizia relativa ad una sentenza della Corte di Cassazione della terza sezione civile, la numero 25.884 appunto di quest'anno, che interviene ancora in tema di responsabilità medica. Sostanzialmente afferma la Corte di Cassazione, una volta provato il nesso causale tra malattia e condotta, tocca al sanitario dimostrare la impossibilità dell'intervento. E quindi, una volta provato il nesso causale tra l'aggravamento, in questo caso era questa la fattispecie, o l'insorgenza della malattia e la condotta dei sanitari, spetta proprio a questi ultimi dimostrare l'impossibilità della prestazione per una causa imprevedibile ed inevitabile. Il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione della terza sezione, ripeto, appunto è stato accolto il ricorso presentato da due eredi che avevano impugnato una sentenza di una corte d'appello, figli di un uomo deceduto a seguito di un intervento di microdecompressione vascolare del nervo trigemino di sinistra. I ricorrenti avevano convenuto in giudizio tanto i medici che avevano seguito appunto l'operazione, quanto l'azienda sanitaria, proprio per ottenere il risarcimento di tutti i danni sofferti in proprio e iure hereditatis e appunto derivanti dalla imperita esecuzione dell'intervento di cui si discute. Secondo i giudici di legittimità, nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea un duplice ciclo causale: l'uno relativo all'evento dannoso a monte, evidentemente, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere a valle. Il primo, quello cioè che attiene all'evento dannoso, dovrebbe essere provato dal creditore danneggiato che agisce in giudizio. Il secondo invece, che riguarda la possibilità di adempiere del debitore, in questo caso medico e struttura sanitaria. E allora, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità tra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario, fatto costitutivo del diritto, il debitore a sua volta deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione, quindi andando a costituire il fatto estintivo del diritto. Ne deriva quindi che solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari, in capo a questi ultimi sorge l'onere di provare che l'inadempimento è stato determinato da una causa non imputabile. È stata cassata quindi la sentenza della Corte d'Appello, avevano errato i giudici del merito a rigettare la richiesta di risarcimento, le loro motivazioni apparivano infatti non coerenti né conformi ai principi di diritto più volte affermati sul punto. Un'altra notizia, cambiamo del tutto argomento e profilo, con riferimento ad una impugnazione, un ricorso al CNF. È necessaria una motivazione dettagliata per il ricorso al Consiglio Nazionale Forense nei confronti di un provvedimento disciplinare emesso a carico di un avvocato. È lo stesso CNF che lo afferma con una sentenza
di quest'anno, la numero 74, su un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato che aveva portato all'emissione di una sanzione a suo carico a seguito della mancata partecipazione alle udienze tenute nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti di un suo assistito. Avverso la sanzione ricorreva l'avvocato al CNF deducendo con un apposito motivo di ricorso il difetto dei presupposti di fatto per l'applicazione della sanzione disciplinare nei suoi confronti. La motivazione della sentenza riguarda le modalità di redazione del ricorso proposto al CNF contro un provvedimento di carattere disciplinare. L'atto introduttivo quindi del procedimento deve essere redatto secondo una ben precisa tecnica, pena proprio la sua inammissibilità. Nel corpo dell'atto, infatti, devono essere precisati in maniera analitica tutti i motivi che lo sorreggono, in altri termini le ragioni per le quali viene richiesta la revoca del provvedimento disciplinare devono essere descritte in maniera approfondita ed esauriente. Si legge ancora nella motivazione del provvedimento come la redazione dell'atto introduttivo del procedimento innanzi al CNF debba seguire dei canoni ben precisi. Esso non potrà mai essere redatto in maniera superficiale, tale da non consentire una comprensione certa delle ragioni che lo sorreggono. Nel caso infatti in cui non venga seguita questa indicazione, si produrrà una ben precisa conseguenza sanzionatoria costituita proprio dalla inammissibilità evidentemente del ricorso. La superficiale redazione quindi dello stesso non consente evidentemente l'immediata comprensione dei motivi che lo sorreggono e impedisce ai componenti dell'organo deputato a valutarne proprio la fondatezza e quindi di svolgere un giudizio corretto e opportuno. Ricordiamo la massima, la sentenza, anzi il provvedimento del CNF è il numero 74 di quest'anno 2022. La linea brevemente alla regia, tra un attimo ancora con voi. Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi, da colleghi a colleghi. E torniamo a parlare di riforme, anzi, perché è in atto una vera e propria corsa contro il tempo per non cancellare la riforma Cartabia. Camera e Senato uscenti devono esprimere i pareri non vincolanti ma necessari prima che i decreti legislativi possano venire definitivamente approvati. E purtroppo nella confusione della campagna elettorale quando tutto diventa molto più complicato, bisogna dire che il lavoro parlamentare prosegue, ma delicatissimo è quello delle commissioni giustizia di Camera e Senato, all'attenzione appunto i decreti attuativi della riforma civile e penale redatti dal governo per adempiere alle due leggi delega che vennero approvate nel corso del governo Draghi. Evidentemente ormai lo sappiamo, si tratta di due passaggi fondamentali, chiave nell'ottica degli obiettivi del PNRR, la riforma della giustizia in ambito civile e penale, uno dei tasselli principali richiesti dall'Europa per l'approvazione appunto e la messa in atto del piano. Il primo passo è stato il sì alle due leggi delega al governo approvate nel corso del 2021, poi nel luglio 2022 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera anche ai decreti attuativi. I testi sono arrivati in Consiglio dei Ministri anche a Camere formalmente sciolte e sono stati inseriti negli affari correnti che il governo dimissionario ha potuto continuare a gestire, perché entrino in vigore dando poi definitiva attuazione alla cosiddetta riforma Cartabia. Manca evidentemente un passaggio formale, il parere obbligatorio ma non vincolante delle commissioni parlamentari, che deve essere approvato prima dell'insediamento del nuovo Parlamento, la cui prima seduta è fissata il 15 ottobre. Senza questo parere i decreti delegati non potrebbero entrare in vigore e l'iter dovrebbe ricominciare da capo con il nuovo governo chiamato ad esercitare la delega e quindi a riscrivere i decreti. Una corsa contro il tempo dunque, ma ritornando agli effetti della riforma del processo civile, come abbiamo detto
è attualmente in discussione, insomma, torna il rito societario, è ricalcato il modello durato solo 6 anni. Nella sostanza, la riforma del processo civile in particolare fa rivivere il rito societario, sia pure in un formato ridotto. Lo schema della prima udienza, che la legge delega 206 del 2021 ha voluto di lavoro effettivo, ricalca appunto il modello che ha avuto brevissima vita dal 2003 al 2009. Lo scambio di memorie integrative incrociate rende le prime udienze complesse da gestire, perché il giudice dovrà decidere subito le istanze istruttorie. Prosegue in Parlamento l'esame dello schema, come abbiamo detto poco fa, si è svolto proprio nei giorni tra martedì, mercoledì e giovedì, tra Senato e Camera dei Deputati. Il sistema di votazioni sul parere per gli atti del governo, per quanto riguarda, ricordiamo in modo molto sintetico, in primo grado sono stabilizzate le novità introdotte durante l'emergenza Covid-19, l'udienza potrà essere celebrata online oppure in modalità, come si dice, cartacea, col deposito di note di trattazione scritta. Inoltre anche il consulente tecnico d'ufficio potrà giurare da remoto, le notifiche potranno essere svolte dall'ufficiale giudiziario, ma soltanto se l'avvocato non potrà eseguirle in proprio con modalità telematiche. Il primo grado di giudizio come cambia? Nella citazione bisogna dare atto di aver adempiuto all'eventuale condizione di procedibilità della domanda, sale il termine libero da concedere al convenuto da 90 a 120 giorni, il convenuto dovrà costituirsi in giudizio entro 70 giorni prima dell'udienza e non più 20. Per quanto riguarda svolgimento di udienza e termini, pesa l'introduzione di 3 memorie integrative, anche di natura istruttoria, che dovranno essere depositate rispettivamente nel termine di 40, 20 e giorni prima della prima udienza, mentre le 3 memorie ex articolo 183 sono abrogate. In occasione della prima udienza la parte compare personalmente, il giudice deciderà sulle istanze istruttorie assegnando alle parti un primo termine per controprova e un secondo per un ulteriore atto. All'udienza di trattazione il giudice potrà disporre la prosecuzione del giudizio col rito semplificato, possibile su istanza di parte accogliere o rigettare subito la domanda con una ordinanza reclamabile ex articolo 669 ter deces del codice di procedura civile. Quando la causa è avviata a decisione, il giudice fisserà l'udienza concedendo 3 termini per il deposito della precisazione delle conclusioni fino a 70 giorni prima dell'udienza, comparse conclusionali fino a 30 giorni prima e infine memoria di replica fino a 15 giorni prima dell'udienza. Si potrà proporre nelle forme del procedimento semplificato la domanda al giudice monocratico, competente pure sulla querela di falso. Per quanto riguarda lavoro e mediazione, nel parere della Camera dei deputati sul decreto legislativo non si escludono osservazioni sul ruolo dei consulenti del lavoro nelle cause evidentemente di natura lavoristica, tema considerato molto caldo anche da parte del Senato. A Palazzo Madama si ripropone infatti lo scontro sulla mediazione nelle cause in cui c'è stata violenza dell'uomo sulla donna o sui minori, è una possibilità che è stata esclusa per ora dalla riforma. Ancora la linea alla regia, torniamo per un terzo step di notizie. Uslow Web Radio, www.webradiouslow.it, webradiouslow.it. E rieccoci di nuovo qua, proseguiamo con l'agenda avvocati, una notizia che un gran numero di professionisti e in particolare di avvocati attende. Dalla Corte dei Conti è arrivato l'ok al bonus 200 euro per autonomi e professionisti. Il provvedimento è atteso ora in Gazzetta Ufficiale e da quel momento poi si potranno inoltrare le domande. In effetti la Corte dei Conti ha dato il via libera allo schema di decreto interministeriale lavoro economia, che stabilisce le regole appunto per l'erogazione del bonus da 200 euro ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti iscritti nelle gestioni previdenziali dell'INPS e alle casse private. Ora il provvedimento dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale
e secondo le stime dell'ADEP non prima di 2 giorni dopo si potrà dare il via alla presentazione delle domande da parte degli interessati. La data del 20 settembre quale primo giorno utile potrebbe quindi essere rispettata da parte degli enti previdenziali privatizzati, mentre l'INPS ad oggi non ha fornito previsioni al riguardo. Si ricorda che il bonus da 200 euro è previsto dal decreto legge 50/2022 per un ampio ventaglio di categorie di beneficiari, alcune delle quali lo hanno già ricevuto. Autonomi invece e liberi professionisti hanno dovuto attendere e devono attendere il decreto attuativo, nonché l'aumento evidentemente delle risorse destinate. Subito dopo, come si diceva, gli interessati potranno presentare la domanda all'ente di previdenza a cui sono iscritti. Requisiti necessari, si ricorda, sono un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel 2021, l'iscrizione, partita IVA attiva e attività lavorativa avviata al 18 maggio di quest'anno e aver effettuato almeno un versamento contributivo relativo al 2020. E torniamo a parlare di un argomento molto molto importante, la risarcibilità dell'errore giudiziario, perché per la consulta incostituzionale la legge che limitava il ristoro alla privazione della libertà. È sempre risarcibile quindi l'errore giudiziario, lo Stato deve pagare, sarà condannato a pagare tutti i danni non patrimoniali patiti dal cittadino per la condotta illegittima del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, e quindi non solo le lesioni che scaturiscono dalla privazione della libertà personale, come invece disponeva la legge sulla responsabilità civile delle toghe in vigore fino al 2015. È incostituzionale questo l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale pubblicata il 15 settembre, la sentenza di quest'anno, appunto la sentenza 205 del 2022, è dunque incostituzionale nella parte in cui non lo prevede l'articolo 2, comma primo, della legge 117 dell'88 nel testo anteriore alla modifica apportata dall'articolo 2, comma primo, lettera A, dalla legge 18/2015. La sentenza della consulta del 15 settembre, redattrice la dottoressa Emanuela Navarretta, la Corte spiega come è irragionevole limitare la tutela alla sola ipotesi della privazione della libertà. La scelta evoca una insostenibile gerarchia interna alle categorie dei diritti personali e non risulta giustificata dall'esigenza di preservare l'autonomia e l'indipendenza dei giudici e dei PM. Quali sono i principi insomma desumibili da questo intervento? I danni non patrimoniali provocati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie devono essere risarciti qualora siano stati lesi in conseguenza diritti inviolabili della persona. La disciplina sulla responsabilità civile del magistrato, vigente fino al 2015, che limitava la risarcibilità dei danni non patrimoniali alla sola ipotesi della privazione delle libertà della libertà personale, è contraria alla Costituzione. E quindi è illegittimo l'articolo 2, lo abbiamo ricordato, comma 1 della legge 13 aprile 1988, numero 117, laddove non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesioni dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale. E infine il danneggiato non può essere privato di una protezione basilare essenziale. Qual è il risarcimento dei danni non patrimoniali? Limitare la tutela al solo caso della privazione della libertà personale si traduce in una irragionevole differenziazione della difesa civile dei diritti inviolabili della persona. Quindi molto importantissima questa pronuncia, la ricordo, sentenza della Corte Costituzionale pubblicata il 15 settembre 2022, la numero 205, insomma ha rivisto le scelte operate dalla legge 117 del 1988. Passiamo adesso all'ultima notizia di giornata,
e riguarda il processo tributario. Per la definizione delle liti in Cassazione la possibilità appunto è prevista per i ricorsi notificati fino a ieri, fino a venerdì 16. La conversione dell'aiuti bis cancella la limitazione ai ricorsi pendenti al 15 luglio per accedere alla sanatoria, quindi doveva essere notificato il ricorso alla commissione, alle commissioni tributarie entro la giornata di ieri venerdì 16 settembre, quindi rientrano nella definizione delle controversie pendenti in Cassazione tutti i procedimenti per i quali avviati entro quel termine. È un emendamento inserito nel decreto aiuti bis con la quale viene abrogata la previsione contenuta nella legge 130 del 2022. Proprio sul tante sono state le perplessità sollevate sull'ambito di applicazione di questa nuova definizione, dal momento che la norma al comma 1 dell'articolo 5 individuava quali atti definibili e controversie pendenti innanzi alla Cassazione al 15 luglio del 2022. Il comma 4 precisava tuttavia che si intendono pendenti le liti per le quali il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre del 2022 e alla data della presentazione della domanda non sia intervenuta una sentenza definitiva. Mal si comprendeva quindi come potessero conciliarsi queste due date sulla pendenza della controversia, quindi 15 luglio 2022 o ricorso notificato entro il 16 settembre, appunto venerdì scorso. Ora l'emendamento chiarisce definitivamente, viene abrogata la data del 15 luglio, per cui la pendenza è determinata dalla notifica del ricorso alla controparte entro venerdì 16 settembre. Quali sono le liti interessate? Le controversie tributarie per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali non sia superiore a 100.000 euro sono definite a domanda previo pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia. Sono altresì definibili anche le controversie per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali non sia superiore a 50.000 euro. In questo caso il pagamento previsto è pari ad un importo del 20% del valore della controversia. La definizione, attenzione, quali sono le conseguenze? L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie comporta anche la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 89 del 2001. In ogni caso le spese del giudizio estinto resteranno a carico della parte che le aveva anticipate. E quindi questa è l'ultima notizia dell'appuntamento odierno con Agenda Avvocati in questo 17 settembre, sabato, e allora non mi resta che ringraziare la nostra Ornella Sala che mi ha assistito egregiamente come al solito in regia, soprattutto rivolgere un grande ringraziamento a Italo Meoli che con la sua rassegna stampa e rassegna di giurisprudenza ci aiuta, ci dà una grande mano per essere sempre puntuali e offrire le notizie di più stretta attualità in questo appuntamento ormai diciamo fisso del sabato. Allora non mi resta altro che salutarvi, buona giornata e buon weekend da Pino Gallo. Agenda Avvocati è un programma di Uslo Web Radio ideato e condotto da Pino Gallo e Pierluigi Serra con la collaborazione di Rassegna Stampa Professionale, Pianeta Lavoro, dello studio legale Avvocato Italo Meoli. Visita la pagina Facebook cliccando sul link che trovi al termine del sommario di puntata.